Veronica Tomassini, Mazzarrona. Il titolo è strano perché è un toponimo ed è un quartiere di Siracusa, malfamato, come si dice a volte, un quartiere frequentato da persone povere e soprattutto da persone con problemi di tossicodipendenza. Veronica Tomassini abita a Siracusa, io sono stato anche a trovarla una volta perché c'era una questione aperta sul fatto se lei fosse una bella donna o meno e abbiamo appurato in diversi che sono stati a trovarla che è veramente una bellissima ragazza. Detto questo però parliamo del suo libro che è scritto molto bene come sono scritti bene tutti i libri di Veronica e specializzata in ambientazioni anche cupe, parlando di persone emarginate, senza tetto, tossici, persone che vivono decisamente sotto la soglia di povertà. In questo caso racconta di questo quartiere ispirandosi dichiaratamente a Christiane F., la ragazzina che forse qualcuno ricorderà, protagonista anche di un film degli anni 80 che si intitolava Christiane F., I ragazzi dello zoo di Berlino e che parlava di giovani e giovanissimi adolescenti in preda alla tossicodipendenza. Lo stile della Tomassini è davvero particolare, molto ricercato, frasi brevi, quasi a volte come colpi di fucile. Volevi ammazzarti per Mary, ora fallo per me, ma lo pensai soltanto. Tira su un grammo di roba, sparati il grammo di roba nelle vene, vai in orbita, idiota, sparisci. Un giorno dovrò raccontarti e dovrò usare le parole giuste, trovare quelle che tu hai perso, idiota, quelle che non sapevi dirmi. Per anni ho cercato l'amore negli inferni sbagliati. Oppure quest'altra, lei non lo sapeva. Giusto. Devo sapere tutto, disse. Devo risponderti sempre, disse. Perché? Non sapevo tacere. Ecco perché. In certi giorni d'inverno, prima che i mandorli fiorissero nello spazio d'un mattino e i loro virgulti inducessero noi a perdonare il tempo in cui eravamo caduti, si spargeva l'odore dolce dei boccioli, erano gemme, fiori siciliani di febbraio. Così non si poteva morire per sempre. Sono argomenti molto forti, a volte angoscianti, però la scrittura è sempre vivace, brillante, con un passo molto ritmato e quindi questo libro e i libri di Veronica Tomassini in generale non sono mai noiosi.